facendo Landerlini. Quindi questa è una premessa. Vado anche oltre al non siamo all'altezza di capire, ci è stato calato dall'alto, condivido ogni singola parola detta dalla Presidente Muratori. Ho sentito cose questa sera che indicibili e irripetibili dal mio punto di vista. Ci stanno le perplessità perché l'argomento è vasto e ci sta il fatto che alcune cose possono non essere chiare perché la materia non è chiara. Cioè non è chiara nel senso che è complessa, ma è complessa perché parliamo di persone diverse l'una dall'altra, che hanno bisogno di esigenze differenti, di progetti differenti. Parliamo di disabilità, di sociale, di sanitario, di ludopatia, di dipendenze, di adolescenza, di minori, cioè non stiamo parlando di fiorellini bianchi, gialli e verdi, ma parliamo di una vastità di cose e che non mi immaginavo neanche lontanamente di sentir dire cala dall'alto. Perché dietro, cioè, le persone che sono state presenti alla prima commissione, che erano un decimo di quelle che hanno partecipato all'elaborazione e alla stesura di questi piani di zona, occupavano la sala. E non erano spettatori, ma erano le persone che hanno lavorato a questi progetti. Per cui quello che mi domando, e vado proprio al resto sul piano politico. Vado oltre al piano di zona. Non siete il gruppo di quelli che guardano gli interessi del cittadino? La vostra non è la politica per i cittadini? Questo. Il piano di zona è uno, se non il più grande atto di responsabilità verso i cittadini. Tutti. Soprattutto quelli che voi dite più deboli. Prima Gianaroli dice perché non facciamo, non stiamo con i più deboli, non li aiutiamo abbastanza. Di fronte al piano di zona dite, possiamo prenderne atto, ci cala dall'alto. Questa è la vostra scelta politica, di guardare al piano di zona come una roba su cui non siete all'altezza. Noi, come PD, come gruppo del centro-sinistra, guardiamo ai piani di zona, guardiamo ai piani di zona con l'attenzione che si deve prestare a questi, studiandoli, analizzandoli attentamente, facendo le dovute commissioni, lasciando a tutti la possibilità di... Posso continuare? Ok, grazie. Lasciando a tutti la possibilità di fare tutte le domande del caso, come l'ha fatto Fiorella durante la commissione, poteva farlo chiunque altro. Non è stato fatto, per cui vi rispondete da soli. Anderlini, poi Caroli, poi Boni. Dunque, io ero presente a entrambe le commissioni. Non so se ho fatto delle domande pertinenti o stupide a questo punto, ma a parte quello, insomma, questa è una cosa che mi dà un po' fastidio, nel senso che dare dei giudizi sugli interventi, ognuno ovviamente valuta e fa domande in base alla propria sensibilità e a quello che riesce a capire, visto che è un argomento complesso, e alle sue priorità. Io non ho mai detto che non c'è chiarezza o ero perplessa. Nel mio intervento ho specificato, perché risulta anche dal verbale che hai fatto tu all'ultimo verbale, perché ho fatto una domanda dicendo: ma perché dobbiamo approvare, l'ho fatto la dottoressa Biondi, perché dobbiamo approvare un piano di zona che prevede delle schede prettamente tecniche scritte dall'ASL, sulle quali noi non abbiamo potuto e dovuto, perché non ne abbiamo le competenze, non voglio mica dire, fare degli interventi. Ad esempio, ne ho una sott'occhio, ma ve l'ho letta anche prima, riorganizzazione della rete ospedaliera territoriale integrata, dove si parla di numeri di posti letto, eccetera, eccetera. La risposta della dottoressa che ho qua al verbale è stata:
Sono le schede che ci ha richiesto la Regione, quelle dovevano essere. Il piano ha questo tipo di impianto, quindi previsto dalla Regione, in particolare alcune schede, 2, 3, 7, eccetera, sono a scrittura aziendale dall'ASL. A scrittura aziendale dall'ASL, dove viene elencata tutta la situazione aziendale del territorio provinciale. In qualche caso si è intervenuti inserendo qualche azione locale, qua il verbale che hai fatto, dopo te lo do. E si è intervenuti a livello locale, ad esempio la scheda 1 sulla Casa della Salute. Oltre a queste obbligatorie sono state inserite schede di natura mista con inclinazione aziendale e distrettuale, ad esempio il CARGIVER, non so l'inglese, familiare, prevenzione salute in carcere. Nel nostro territorio le schede 14 e 25 sono state declinate in un'unica scheda. Io mi sono chiesta, e me lo continuo a chiedere, ed è quello il senso del mio intervento, di fronte a progetti e a schede che effettivamente hanno ricadute sul nostro territorio, sono gestite anche dall'Unione, con operatori dell'Unione. Ci sono delle schede, ed è quello che io ho capito, poi la dottoressa Biondi può correggermi, ci sono delle schede prettamente a scrittura aziendale, prettamente dell'ASL, dove non è intervenuto nessun altro se non i tecnici dell'ASL. Quindi io mi chiedo, ma perché io come consigliere comunale devo approvare un piano di zona così? Penso che sia una domanda legittima, visto che in commissione sono stata presente, entrambe le commissioni, ho ascoltato, perché sì, capisce anche lei, poi ho fatto qualche domanda, perché sono 39 schede più tutto quello che c'è prima e dopo e durante, e per quello che ho potuto e che ho capito, ho fatto quello che ritenevo giusto fare. Però ribadisco, non è un problema di poca chiarezza e di perplessità. Il mio dubbio, non è proprio una perplessità, un dubbio, una certezza, per cui io dico, non, per me non ha molto senso, che in un piano di zona in votazione al Consiglio dell'Unione ci siano delle schede redatte dall'ASL, perché io non ho nemmeno la professionalità per poter intervenire, e ovviamente non mi è stato chiesto nulla per poter essere costruttive, per poter dare il mio contributo. Caroli. Ma io voglio intervenire perché volevo, il tono del mio intervento era un tono che vuole essere di apprezzamento per il lavoro, un lavoro complesso, ho detto che è così. Il tono col quale mi ha risposto il Presidente, così eccitato, non lo comprendo. Credo che tra di noi ci debba essere rispetto anche nei toni. Cioè il fatto di dire, io non mi permetterei mai, sindaco Muratori, di dire un sindaco deve sapere. Io ci sono tante cose che non so, ma avrei piacere che qualcuno me lo facesse notare con quel fervore, perché tu sei il Presidente. E se io dico e porto un episodio e vi dico, lo porto solo come esempio, ma non per giudicare negativamente la cosa, mi dispiace che il Presidente monti su con quella carica, perché il mio giudizio, il mio voto è favorevole a questo documento. Se noi siamo arrivati al punto che non ci intendiamo nemmeno più quanto parliamo, questo non va bene. E quindi io pregherei il Presidente, nei miei confronti, quando parla, usare lo stesso livello di tono che uso io, perché credo che sia, faccia parte di una sorta di educazione che dobbiamo avere ognuno nei confronti degli altri. Detto questo, l'ho portato come non, quando ho portato l'esempio specifico, perché entriamo nel concreto, io non volevo che si pensasse che quello era il progetto di Savignano, era il contributo di Savignano, che Savignano mandava al pari di tutti gli altri, perché io immaginavo che, come scrivevo io all'USL, altri l'avessero scritto sicuramente meglio. Io ho dato un contributo, non volevo che si parlasse solo del tema ludopatia di Savignano, ci mancherebbe. Io ho detto, questo è il mio contributo, e io so, perché dato che ci ho parlato col funzionario che mi ha detto, ma noi questo l'abbiamo già fatto, e mi ha risposto dopo due giorni che gli avevo mandato questo, l'ho dato solo come elemento di informazione per dire che a volte, purtroppo, per colpa degli enti locali, e io mi metto tra quelli, non siamo capaci di proposta, al punto che vi sono degli organi al di sopra di noi che devono fare il lavoro anche per noi. Quindi il mio era un invito a recuperare il lavoro noi stessi, e quindi io ringrazio e chiudo quel funzionario che l'ha fatto. Ma io mi sono accorto che in quel momento il nostro lavoro era di assente. Come enti locali eravamo assenti, tutto qua.
E però ribadisco, mi dispiace che mi si venga a dire con quel tono, un sindaco deve sapere. Se ci atteggiamo così rispetto a chi è favorevole, mi chiedo come ci atteggiamo rispetto a chi è contrario. Boni. Niente, io mi soffermo alle prime due parole che ha detto la capogruppo Campana, in quanto si è permessa di dare dei giudizi sugli interventi, sulle domande che sono state fatte in commissione. Come fa una persona a dare dei giudizi, a fare delle critiche sulle domande che vengono fatte in commissione? Cioè, dall'alto della supponenza di certe persone si permettono di dare dei giudizi sulle nostre domande e sulle nostre riflessioni che vengono fatte. Fatto personale, ha richiesto la parola al capogruppo Campana. Io ho detto, mi è capitato in alcune commissioni di sentire domande che lasciavano il tempo che trovavano. Non ho usato il termine stupide, non vi ho voluto offendere. Tu lo interpreti come vuoi. Io non l'ho usato e non penso che fossero stupide, ma che lasciavano il tempo che trovavano, quindi che potevano essere magari leggere e non approfondite, ma non mi sono permessa, come rispondo anche alla consigliera Anderlini, non, ovviamente non mi riferivo alla sua persona nel mio intervento, nello specifico, visto che ha riportato la cosa, perché, come dicevo, all'interno di 39 schede, come poteva essere ammissibile anche se fossero state 5, ci possono essere dei dubbi, delle perplessità, delle cose non chiare a qualsiasi livello, per cui le tue lo erano e hai fatto delle domande, altri magari le avevano ma non hanno fatto delle domande, non hanno nemmeno approfondito. Questo voleva essere il mio intervento. Poi, se si è sentita toccata sul personale, mi dispiace, ma non mi riferivo a lei nella sua persona. Muratore. Allora, provo ad usare un tono un po' più consono. Mi dispiace se il sindaco di Savignano l'ha interpretato come un fatto personale. Io davo risposta a 3 o 4 interventi che c'erano stati anche prima, o 2, Andrea, quel che erano, anche prima di lui. Mi dispiace però, e lo ribadisco con un tono diverso, ma lo ribadisco, che davvero ci si continui a dire sempre le stesse cose, perché non è la prima volta che il sindaco di Savignano insiste su questo tema del gioco d'azzardo, del progetto, eccetera. Allora, il progetto che la regione ci ha chiesto ha seguito un percorso anche autonomo, poi è stato allegato ai piani di zona, ma ha seguito un percorso autonomo che si è concluso a febbraio con una delibera del comitato di distretto. Io non so come dirlo, nel comitato di distretto ci sono i sindaci e i rappresentanti dell'azienda sanitaria, quindi già lì si era preso in considerazione questo tema. Un'altra cosa, la prima volta che abbiamo incontrato gli assessori dei comuni era il 15 di novembre. Abbiamo iniziato a parlare con gli assessori dei comuni, dei piani di zona, delle linee di indirizzo della regione. Io non so cosa dire, se poi da lì gli assessori non hanno parlato con i sindaci non hanno parlato col presidente o con l'assessore. Io non posso, noi non possiamo fare più di così. Rispetto al progetto di Savignano sulla ludopatia, ci siamo tornati dietro perché la regione extra questa roba qua ha messo degli altri soldi, abbiamo fatto un altro piano che è stato mandato in regione, poi adesso vediamo un piccolo progetto perché sono poche decine di migliaia di euro, forse poche migliaia di euro ci daranno, però insomma di informazione, di diffusione, sempre acqua che si aggiunge al mulino, insomma, quindi va tutto bene quando la causa è giusta. Io non mi sono arrabbiata con te, Germano, e mi dispiace, il tono era quello che ho tenuto per tutto il ragionamento, quindi, perché io mi sono arrabbiata moltissimo e continuo veramente a sentirlo come un affronto vero e proprio rispetto a chi con molta faciloneria e superficialità, che sono due cose che non ti appartengono, ma anzi al contrario, quindi non erano certamente riferite a te, ha detto che questo piano calato dall'alto, ma cosa sarà queste schede? Ecco, io mi sono davvero, e
mi dispiace anche nei confronti degli altri consiglieri, ma veramente la mia reazione è stata quell'atteggiamento e di conseguenza si è portato tutto il resto, perché non è accettabile. È ora di finirla con questa roba qua, pur di essere contro, pur di dire delle cose contro, che si assumano questi atteggiamenti. Io mi sono arrabbiata per questo tipo di atteggiamento. Riconosco alla consigliera Anderlini l'interesse che ha mostrato per questo piano, ma è stata l'unica, o no? È stata l'unica, Fiorella? Chi ha parlato in quella commissione? Chi è che ha preso la parola oltre a lei? E ora mi si dice che è calato dall'alto? No, allora... Io torno invece a ribadire un'altra roba, che le schede della, ripeto, sono 39 schede, è un tomo di 450 pagine. Possiamo pensare che sia tutto da buttare fuori dalla finestra, perché ci sono, cosa sono, sette? Sette schede dell'ASL che tanto non ci piacciono. Non possiamo approvare questo piano, che non è solo le schede dell'ASL, ma è tanto, tanto altro. Per favore, leggetelo, sfogliatelo, guardate i titoli, che è tanto, tanto altro. C'è dentro tutta l'anima delle nostre comunità qua dentro. Io per quello che mi arrabbio, io vorrei che capiste che c'è stato